sono molto onorata di questo evento e appunto come già anticipato siamo diventati il point per la vendita dei biglietti, quindi ci trovate sempre tutti i giorni perché siamo aperti tutti i giorni, anche all'ultimo momento, quindi la domenica mattina per le partite casalinghe. E è un onore per me insomma ospitare il Bertona e far parte di questa famiglia con la speranza insomma di grandi successi per tutti quanti. Grazie mille. La collaborazione col Valstella rientra nella grande crescita che quest'anno la società ha deciso di fare sui partner, in questo merito è anche del general manager Ferenc Bartocci, a cui chiederei un commento sia su questa iniziativa di allargare i punti vendita, sia sul fatto che comunque si è deciso di puntare su tanti partner della zona del Torcomese. Grazie innanzitutto a Lara per l'ospitalità. E fin dal primo incontro, diciamo, in la scintilla abbiamo ripreso un bel cammino insieme, proprio il caso di dire un viaggio, visto che abbiamo una macchina griffata Parstella che gira per Tortone e non solo, quindi grazie davvero di questa collaborazione e in più ci ha aperto le porte per quella che è un'iniziativa nuova della prevendita, oltre l'abituale in sede, anche in un luogo strategico e in un posto strategico, visto gli orari di apertura del Parstella, praticamente lavorate H24. E quindi questo, diciamo, è un aiuto che diamo ai nostri tifosi. Approfitto di questa conferenza stampa, che è l'ultima poi del 2019, per ringraziarti e per ringraziare tutti i partner che stanno seguendo il Bertona Basket con grande affetto. Abbiamo fatto alcune iniziative per conoscerci e nel 2020 speriamo di continuare a crescere tutti insieme per il bene della società e con l'auspicio poi di farci trovare pronti una volta che arriverà anche la nuova casa del Bertona Basket. Grazie a tutti e auguri di buon anno. Grazie Ferenc. Entriamo ora nella parte tecnica della conferenza, quindi chiedo a Marco Ramondino, il coach, un commento, una presentazione di Bergamo, l'ultima sfida del 2019. Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità. Non c'è tanto da dire, nel senso che noi ci dobbiamo e cerchiamo di interpretare ogni settimana ponendo il focus in maniera totale sull'avversario di turno e cercare, nel vero senso della parola, di fare la miglior partita possibile, di presentare la miglior versione possibile di noi stessi. Per diversi motivi oramai sono diverse, scusate la ripetizione, le settimane in cui il focus è più su di noi che sugli avversari. Questa settimana non è stata diversa dalle altre, c'è dalle altre, dobbiamo assolutamente migliorare il nostro gioco, la qualità del nostro gioco, cercando di mantenere invece invariato il carattere che dall'inizio della stagione i giocatori hanno dimostrato. Bergamo è una squadra che ha grande qualità nei tre giocatori esterni, Zugno, Carroll e Lautier. È una squadra bravissima a giocare in contropiede, bravissima a giocare in velocità. Non sappiamo che tipo di struttura, di roster può presentare, perché ha avuto alcuni giocatori con problemi fisici. Comunque dobbiamo essere pronti nel corso della partita ai diversi tipi di assetti che loro possono presentare, giocare con due lunghi veri o con quattro piccoli veri, quindi avere anche una capacità di adattamento nel corso della partita. Per quanto ci riguarda, l'aspetto principale sarà quello di mantenere una buona fluidità offensiva, perché sono una squadra che è capace di variare diverse difese nel corso della partita, sia uomo che zona matchup, e quindi no, non c'è problema, so io devo essere bravo a non distinguere. Sonia, mi spegni il... No, ce la faccio, sono multitasking, non come le donne, ma ce la faccio.
Quindi dicevo, la nostra caratteristica importante è quella, contro le loro diverse difese, le diverse difese che propongono nel corso della partita, cercare di mantenere una buona fluidità in modo da limitare, perché evitare credo sia difficile, troppi alti e bassi nel corso della partita. Grazie Marco, la partita di domenica vedrà il ritorno in campo di Riccardo Tavernelli, rientrato in gruppo mercoledì, quindi in questa settimana. Riccardo, vediamo se lo faccio giocare. Dovrebbe vedere il ritorno in campo. A Riccardo chiedo quali sono le sue sensazioni e quanto ha sofferto nel vedere solo da fuori i suoi compagni giocare per la quasi totalità del giorno di allenamento. Ho sofferto tanto, anche perché le ultime partite sono state quasi tutte punto a punto, negli ultimi secondi, quindi c'era sempre la voglia di essere in campo in quei momenti. E il mio recupero sta procedendo bene, ho fatto una settimana, 10 giorni di allenamenti individuali per riprendere la condizione, il tono muscolare, e da mercoledì sto lavorando con la squadra, sto tutto bene. Per cui ovviamente non sarò ancora al 100% per questa partita di domenica, ma è un buon punto di partenza per arrivare pronti il prima possibile. Sicuramente non sarà una partita facile, perché non dovremo sottovalutare l'avversario solo perché è in fondo alla classifica, e questo sarà molto importante, però sicuramente sappiamo che sono 2 punti da prendere giocando fuori casa. Essendo l'ultima conferenza dell'anno, con Marco che hai parlato delle difficoltà e dei problemi con cui la squadra ha dovuto condurre, ti chiederei un bilancio di questa prima parte di stagione complessivo prima dell'ultima partita. Ma la valutazione che io posso fare, mi permette di fare, è quella sul gruppo che abbiamo a disposizione, un gruppo di grandi qualità umane, di ragazzi che hanno mostrato una dedizione importante alla squadra, quindi al resto del gruppo, a quelle che sono le necessità del club e della squadra. Credo che da parte mia la valutazione è assolutamente positiva. Personalmente non avrei potuto avere a disposizione un gruppo di giocatori con una disponibilità e dedizione maggiore, quindi io personalmente sono estremamente soddisfatto del gruppo di giocatori che abbiamo. È chiaro che i segnali che abbiamo avuto, speriamo di poter dare a questi segnali continuità di risultati, elevando la qualità del gioco, elevando la continuità di rendimento e quindi avendo dei risultati con continuità nel corso del giorno di ritorno. Se non ci sono ulteriori domande, chiuderei la conferenza con una foto. Chiuderei la conferenza con un foto, ringraziando ancora Lara per l'ospitalità. Grazie a voi.